Il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, ha riunito questa mattina il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo l'ordinanza emanata ieri da Regione Liguria per contenere il focolaio di coronavirus. È stato deciso il potenziamento dei servizi delle forze dell'ordine per far rispettare le disposizioni sanitarie in vigore, confermando per i giorni della Movida il dispositivo attuato nelle ultime settimane. Inoltre saranno assunte iniziative per favorire la diffusione delle informazioni sulle restrizioni in atto, avvalendosi, oltre che del volontariato, anche del supporto dei mediatori culturali e dei referenti delle comunità straniere. Intanto non si è fatta attendere la reazione delle opposizioni in Consiglio Comunale ai provvedimenti adottati nell'Umbertino. La zona rossa decretata ieri all'Umbertino è un'iniziativa priva di qualsiasi valore scientifico ed inefficace per contenere il virus, criminalizzando un'intera comunità integrata da anni alla Spezia. Così i consiglieri comunali Guido Mellei e Roberto Centi di Leali a Spezia, Marco Raffaelli, Massimo Baldino, Caratozzo e Luca Erba del PD, Federica Pecunia e Dina Nobili di Italia Viva, Luigi Liguori di Spezia Bella Forte e Unita, Massimo Lombardi di Spezia Bene Comune, Paolo Manfredini del Partito Socialista, Lorenzo Forcieri di Avanti Insieme, Donatella Del Turco e Jessica De Muro del Movimento 5 Stelle, che esprimono solidarietà alla comunità dominicana. Si è deciso per la zona rossa all'Umbertino, hanno detto, tralasciando di allargare le stesse restrizioni ad altre zone della città in cui il problema degli assembramenti serali è molto più pesante e generalizzato. Bisogna mettere in pratica subito tutte le misure necessarie basate sulle evidenze scientifiche e i protocolli sanitari anti-Covid. Così le opposizioni in Consiglio Comunale. A stretto giro di poste è arrivata la replica del sindaco Peracchini, che parla di sconcertante strumentalizzazione sul divieto di assembramento nel quartiere dell'Umbertino e sugli altri provvedimenti presi in materia di contenimento del contagio. Le decisioni prese sono state assunte solo nell'esclusivo interesse di tutta la cittadinanza, suffragate dagli esperti in materia di prevenzione sanitaria, che ci hanno dato indicazioni su come gestire i cluster, contenere il contagio e riportare tutta la nostra comunità il più velocemente possibile alla normalità. Tutta la città, prosegue Peracchini, deve osservare il rispetto delle norme di prevenzione sanitaria e delle disposizioni date dalle ordinanze e non quella invece di mettere in discussione generando preoccupazione e confusione tra i cittadini. Per essere ancora più chiari, conclude il sindaco, qui non ci sono zone rosse, non ci sono nemmeno zone, c'è solo una comunità che tutta insieme deve invertire la curva del contagio e tornare al più presto alla normalità, attenendosi il più rigorosamente possibile alle prescrizioni adottate.